Ciao a tutti e benvenuti su Yage, YAGE, la web serie che si lava sempre le mani prima di pranzo. Chi di voi sta seguendo le Olimpiadi? Io, da perfetto pigro qual sono, devo ammetterlo, non tanto. Ma come vedremo nei tre video di oggi, a quanto pare si stanno divertendo un sacco lì su. Uno degli sport che meno sopporto nelle Olimpiadi invernali probabilmente è il curling. 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 Il curling. Non posso farci niente, sono troppo invidioso del fatto che il curling sia uno sport olimpico e il bowling no. Per mia fortuna però esiste una variante del curling veramente veramente divertente. Guarda qui. Just wanted to be here to support the girls. They know that this is a crucial game and you'll be impressed, you know, the guys were even participating with all the chants. And the United States has got a little bit of a dilemma here because there is a double opportunity for the Danish team on the left-hand side on the two American rocks. Beautiful shot. È fantastico, è proprio la svolta delle Olimpiadi. Sfruttando l'apatia del gatto si può farne una perfetta stone. Senza contare poi che quando arrivano alla home possono fare un sacco di amicizia con delle altre stone. Sì? Davvero? Grande. Ragazzi, mi è appena arrivata una notizia fantastica. A quanto pare anche il bowling, il mio sport preferito, è diventato uno sport olimpico. Un attimo solo, eh. Ah sì? Uno sport olimpico invernale? Ragazzi, questa è una figata, l'unione tra il mio sport preferito e la neve. Non ci può essere nulla di più divertente. E la cosa bella è che nel bowling al massimo ti puoi spellare un pollice o lussarti un braccio. In questa versione qui ti puoi fare davvero male. Sono gasato. Ma dopo tutto questo sport, alla fine della giornata, dopo tutta l'attività fisica, gli atleti cosa fanno? Come si svagano? Dove vivono? Cosa mangiano? Bene, oggi da YAGE abbiamo un servizio fantastico per voi. Colleghiamoci con il villaggio olimpico. Rebecca, ci sei? Well, I'm here in the heart of Sochi's Olympic Village, where top-tier athletes from around the world will spend the next 2 weeks sleeping, eating, training, fucking each other, hanging out, relaxing, and coming. Let's go check it out. The Olympic Committee says the 24-hour cafeteria has plenty of options, from McDonald's to gourmet pasta. And since it's very important. Beh, avete visto che cosa fantastica? Ci sono le sale di biliardo, la piscina, i ristoranti. Deve essere davvero un bel posto dove stare. A quanto pare, infatti, non hanno badato a spese. These athletes deserve the best. They sacrifice so much for their countries. They deserve to be able to fuck until their dicks and pussies can't take it anymore. Il problema però sussiste. Alla fine i giochi stanno per finire. Cosa succederà a questa grande struttura dopo la fine delle Olimpiadi? And these facilities won't go to waste, as President Putin has promised that once the Olympics are over, they'll be converted to a resort where Russian businessmen can come to fuck their prostitutes. Grazie a te, Rebecca. Anche per oggi la puntata di YAGE finisce qui. Se non ti è piaciuta, ti consiglio di andare a fare il birillo nel bowling umano. Se invece ti è piaciuta anche solo un poco, clicca like, condividi il video e aggiungilo ai preferiti. Ed iscriviti al canale cliccando la barra qui in alto. Un video nuovo ogni martedì e venerdì, se mi va. E ricordati che se conosci un video che vuoi vedere su YAGE, contattami tramite Facebook e Twitter, tutti i link in descrizione. C'è anche una nuova pagina di Facebook. Metto un sacco di immagini divertenti. Falla vedere. Ora. Vabbè, se ora hai da fare, magari più tardi. Provaci, è divertente. Sono immagini divertenti così. Da ridere. E giù. Con questo ti saluto. Alla prossima.